Buongiorno dalla Biblioteca Jacobilli. Saluto innanzitutto gli studenti, gli insegnanti, i cittadini che hanno accolto questa nostra proposta culturale in occasione della Giornata della Memoria 2021. Come direttore da poco tempo della Biblioteca Jacobilli avevo in animo una serie di proposte culturali per gli studenti, per il mondo della cultura, per tutti i cittadini che sono interessati a conoscere pagine di storia locale. Purtroppo la pandemia ci costringe a farne solamente alcune di queste iniziative e a distanza. Ritengo però che quella di quest'oggi sia veramente importante. Il tema: 7 secoli di storia, ebrei e cristiani a Foligno e in Umbria, dal tardo XIII secolo alla metà del XX secolo. È una proposta di approfondimento culturale molto utile, ritengo, per il mondo della scuola, ma anche per i cittadini in genere. E ho invitato a tenere questo intervento la professoressa Luciana Brunelli, molto conosciuta nell'ambito degli insegnanti, nell'ambito degli studiosi di storia locale. Luciana Brunelli, che ringrazio, è vicepresidente della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria e anche socio ordinario dell'Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo. Ha fatto anche pubblicazioni sugli ebrei in Umbria, per cui ritengo che sia un po' un'autorità massima in questo campo. Nella conclusione poi aggiungerò altre proposte che già da ora intendo proporre al mondo della scuola e alla cittadinanza tutta. E ora, ringraziandola di nuovo, la parola alla professoressa Luciana. Grazie Antonio. Buongiorno a tutti, ben trovati. Siamo pronti? Sì. Ecco, prima di tutto vorrei rendere esplicita l'impostazione di questo mio intervento. Penso che se si parla degli ebrei soltanto il 27 gennaio e soltanto in relazione alla Shoah, si dà una visione distorta e parziale della storia ebraica. Si guardano gli ebrei in modo uniforme, come vittime, sempre e solo vittime, senza storia. Storia degli ebrei e storia dei cristiani di solito restano così, due storie parallele e separate, che si incontrano confusamente nei momenti della persecuzione. Ma alla fine la storia europea, quella che conta, è sempre storia delle maggioranze cristiane. Per esempio, quando nel 1492 Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, con la riconquista cattolica di Granada, dopo secoli di dominazione araba, formarono la Spagna e andarono alla conquista dell'America, in quell'occasione l'espulsione degli ebrei e dei musulmani viene citata dai manuali come un elemento secondario, accessorio rispetto alla formazione della nazione e dell'economia moderna. Invece la storiografia ebraica vede in quell'espulsione il trauma principale del popolo ebraico dopo la distruzione del Secondo Tempio e l'inizio della diaspora. Ecco dunque due storie parallele separate. E così i ghetti in età moderna sono visti principalmente come storia degli ebrei, certo voluti dal papato, ma la relazione economico, sociale e religiosa tra vita degli ebrei nel ghetto e Stato pontificio è oggetto di studio solo da parte ebraica. E ancora, nell'affermarsi dei nazionalismi tra 8 e 900, il caso del capitano ebreo Dreyfus viene trattato come importante nei rapporti tra Francia e Germania, ma la sua ricaduta, e cioè la ricaduta dei nazionalismi sulla storia ebraica contemporanea, appartiene a un altro discorso. Ecco che invece oggi vorrei esaminare l'intreccio nelle diverse scansioni temporali tra la maggioranza cristiana e la minoranza ebraica nella storia complessiva della nostra regione, tenendo ferme le diverse identità culturali, religiose e politiche.
sette secoli di storia fatti di relazioni, di convivenze, di separazioni e di persecuzioni. Penso che sia importante, anche correndo il rischio della semplificazione nel trattare un periodo così lungo in meno di un'ora, ma l'intento non è di esaurire l'argomento. L'intento è di cogliere i nodi principali della questione, recuperando la profondità storica degli eventi e dei contesti. Sullo sfondo occorre tenere presente, ferme, due cose. La prima è che si è sempre trattato di relazioni asimmetriche, e cioè del rapporto tra una maggioranza al potere e una minoranza religiosa con un incerto diritto di cittadinanza. La seconda è che prima dell'età contemporanea la religione, sia nella tradizione cristiana canonica che in quella ebraica talmudica, svolgeva un ruolo molto diverso e molto più importante nella vita privata e pubblica di quanto lo sia oggi dopo la secolarizzazione dell'Occidente. La prima fase di questa storia è documentata soprattutto dagli studi di Ariel Toaff, che si possono trovare nella Biblioteca Comunale di Foligno. Ecco qua la foto, la copertina di questi tre volumi. Sono tre volumi, Gli ebrei in Umbria, il frontespizio. Questo è il frontespizio. Sono tre volumi editi tra il 93 e il 94 dalla casa editrice olandese Brille, una casa editrice che ha una storia secolare nell'ambito della pubblicazione della storiografia ebraica. E sono quindi fondamentali, è una monumentale raccolta di documenti sulla storia ebraica in Umbria dal 1200 al 1700. Vediamo da questi studi che la storia degli ebrei in Umbria comincia nella seconda metà del 200, quando arrivano in Umbria molti ebrei romani, prestatori, medici, mercanti e artigiani, che raggiungono la cifra di circa 700 persone, distribuite in una cinquantina di località. A Perugia circa 125, dai 50 ai 100 a Terni, Foligno, Spoleto e Città di Castello, dalle 50 alle 20 unità nei centri minori. A quell'epoca mancava un potere pontificio centrale, erano frequenti carestie e epidemie e le emergenti oligarchie comunali, impegnate in importanti interventi urbanistici, in frequenti guerre con feudi e città concorrenti, necessitavano di liquidità non reperibile nell'economia locale, che era prevalentemente agricola, e infatti già da tempo alcuni comuni come Todi e Orvieto avevano contratto mutui con banchieri ebrei e cristiani, sia romani che toscani e lombardi. Dal momento che gli ebrei, singoli o associati, praticavano tassi di interesse più vantaggiosi dei cristiani, tra 200 e 300 furono chiamati dai comuni ad aprire banchi, stipulando condotte per il prestito nelle sue diverse forme. La nuova oligarchia comunale emergente traeva dalla presenza ebraica diversi vantaggi: il prestito di capitali per gestire le emergenze, un rilevante introito fiscale per sostenere il costo della protezione imperiale o papale, il prestito su pegno ai ceti popolari per controllare in una certa misura le tensioni sociali. Nella situazione umbra, il prestito al consumo e cospicui finanziamenti ai comuni andavano di pari passo. Dunque, dagli anni 60 del 200, ecco qua la cartina che vediamo, passando per Orte, numerosi ebrei romani, con l'avallo e la protezione del papato e della curia romana, si spostarono verso Perugia seguendo due direzioni.
verso est, verso nord-est, seguendo la via Flaminia, che da Narni avanza passando per Terni, Spoleto, Trevi, Foligno, Assisi, e verso ovest, seguendo la via Amerina, che da Amelia si dirige verso Orvieto, Todi e Marciano. Questa cartina è tratta da un altro volume molto importante di Ariel Toaffe, edito nel 1989 dal Mulino, Il vino e la carne, una comunità ebraica nel Medioevo. A nord-ovest, la zona di Città di Castello, nell'alta Val Tiberina, questa zona venne raggiunta alla fine del 300 anche da Perugia, ma anche dalle Marche, dalla Romagna e dalla Toscana. Altri mercanti e prestatori che venivano dall'attuale provincia di Macerata a volte percorrevano la via Nursina, che collegava lungo la dorsale appenninica Ancona a Spoleto, attraverso Sellano, Norcia e Cascia, e andava a Spoleto. Qui praticavano a Cascia anche il fiorente commercio dello zafferano. A nord-est, ai confini con le Marche, nella zona di Gubbio, nel 1383 arrivava il famoso banchiere Abramo da Foligno, probabilmente figlio di Vitale di Beniamino, che nel 1367 risiedeva nel quartiere Abbadia. Abramo si stabiliva a Gubbio e con i figli e i nipoti dava vita a un'attività diffusa nel territorio regionale, a Foligno, a Gubbio, a Gualdo, a Todi, a Perugia, a Città di Castello. Possiamo andare alla prossima foto. Ecco che su Abramo c'è uno studio, una monografia di Marco Iacoviello e Alessio Passeri, edita dalla Giuntina nel 2007. Ora, nel 1420, Abramo si trasferiva a Perugia, dove diventava uno dei più importanti banchieri e rappresentante ufficiale della comunità. Da allora non è più di Foligno, ma è noto come Abramo di Gubbio, che può essere considerato l'esempio della fluidità e della mobilità della presenza ebraica tra 2 e 300 nella regione. Una fluidità dovuta alla libera circolazione delle persone, del denaro e delle merci, soggetta esclusivamente all'ospitalità dei comuni e alla loro volontà di stipulare condotte feneratizie e mediche. Contro lo stereotipo che vuole gli ebrei solo prestatori di denaro, anche in Umbria essi erano attivi pure nella medicina, nella compravendita di immobili, nel mercato di tessuti preziosi, bestiame, granaglie, nell'artigianato. Dalla seconda metà del 400 praticavano anche il mercato degli stracci e degli abiti usati. A Foligno lo praticavano già dal 1463, quando Salomone di Angelo da Imola e Leone di Angelo fondarono una società per vendere indumenti. Sempre a Foligno, nel 1471, Dattilo di Aleuccio d'Arieti e Elia di Magister Salomone costituivano una società per la vendita degli abiti usati e della stracciaria. Non dimentichiamo che la raccolta degli stracci era in gran parte legata alla fabbricazione della carta, che specialmente i da Camerino praticavano nella città marchigiana. In contrasto con le norme canoniche che volevano la servitù degli ebrei, le condotte comunali di solito garantivano una parificazione dei diritti degli ebrei a quelli degli altri cittadini, ma si trattava comunque di una cittadinanza a termine e soggetta alla volontà del legislatore, una cittadinanza incerta e minore. Foligno era allora un crocevia nella Valle Umbra, dove erano attivi importanti esponenti dell'ebraismo: Salomone e Bonaventura di Mele da Roma, che godevano della protezione di Papa Bonifacio IX e della famiglia Trinci; i da Camerino, tra i più importanti banchieri dell'Italia rinascimentale, titolari di banchi nelle Marche, in Toscana e in Umbria, operavano ad Amelia, Assisi, Foligno, Spello, Bevagna, Cascia e Spoleto, vedete la rete, no?
che c'era di collegamento tra le presenze ebraiche. Nel 1463 il portavoce della comunità Folignate era Angelo di Musetto da Camerino, un'altra famiglia che aveva banco a Foligno dal 1457 era quella dei Matassia di Perugia, molto noto Magister Salomone di Matassia, detto Zucchero, qui a Foligno, anche lui tra i rappresentanti della comunità ebraica del Ducato di Spoleto. Sia i da Camerino che i Matassia appartenevano a quell'oligarchia ebraica che nella regione gestiva una rete di affari parallela alla rete degli affari cristiani. Ma non era raro il caso di cristiani che investivano nei banchi ebraici, come attestato nel 1507 anche a Foligno. Inoltre non mancavano ecclesiastici che ricorrevano al prestito su pegno. Alla oligarchia dei banchieri si affiancavano, ma spesso le figure coincidevano, i principali esponenti ebraici della medicina e della sfera culturale e religiosa. In Umbria vi erano rabbini e copisti di grande fama, come testimonia il ritrovamento di pergamene ebraiche utilizzate dai notai per legare le carte dopo la cacciata degli ebrei alla metà del Cinquecento. Nella fluidità dei rapporti sociali, già dal 1300 esistevano società mercantili o artigianali tra ebrei e cristiani, a Terni, Assisi, Spello, Cascia, Gubbio, a Foligno, Guglielmo di Abramo e un altro ebreo di origine romana formavano una società commerciale con due cristiani e inoltre gli ebrei avevano spesso a servizio badi e personale cristiano. Specialmente la cucina e l'alimentazione vivevano di contaminazioni tra le due culture. Ad arricchire le relazioni tra ebrei e cristiani contribuiva molto la professione medica, per cui gli ebrei erano famosi. Intensi inoltre erano i rapporti culturali presso la facoltà di medicina dell'Università di Perugia e altri dovuti alla frequentazione della cultura ebraica da parte di celebri umanisti cristiani che soggiornarono in Umbria, come Pico della Mirandola. Alla base dei rapporti sociali vi era la fluidità abitativa, ossia la vicinanza fisica nello spazio della città. Anche a Foligno, dal 1300, gli ebrei risiedevano nei diversi quartieri, Spada, Croce, Abbadia, Mora, Contrastanga, fruivano di spazi cultuali e comunitari, il cimitero, i locali per la macellazione rituale e la vinificazione, la sinagoga, e cioè la casa di preghiera e di studio. Si trattava di spazi fisici dotati di forte valore simbolico e identitario, e di cui a Foligno non resta più traccia. Non sappiamo dove fosse collocata la sinagoga e il cimitero sappiamo vagamente che si trovava nell'attuale Parco dei Canapè. Invece a Perugia restano tracce sia del cimitero trecentesco che della sinagoga. Ecco qua la foto, cimitero trecentesco che è stato nel 2005 restaurato in via San Girolamo dal Rotary Club di Perugia, che in quell'occasione fece anche pubblicare un volumetto con la firma di Franco e Gianluca Maiotti, Storia e restauro del vecchio cimitero ebraico di Perugia, nel 2005. Ecco, lo scenario di convivenza che ho rapidamente tratteggiato, fatto di differenze, ma che conosceva forti tensioni soltanto durante la Settimana Santa, quando si rinnovava l'accusa agli ebrei di deicidio, cambia nel 400. Quando nelle città-stato le arti maggiori, specialmente del cambio e della mercanzia, raggiunsero una solida posizione di potere, quando il comune ebbe quella che viene chiamata una mutazione signorile, iniziò l'emarginazione economica degli ebrei. Da un lato le oligarchie cittadine conquistarono il monopolio sul commercio del denaro in città e nel territorio, emarginando gli ebrei. Dall'altro lato esse stesse furono subordinate alla ricostituzione e centralizzazione dello Stato Pontificio, che prima vedevamo in maniera centralizzato, questa centralizzazione
avviata da Papa Martino V nella prima metà del 400. È in tale quadro che si inserì, a partire dal terzo decennio del secolo, del 400, la predicazione degli ordini mendicanti, soprattutto dei francescani dell'osservanza, ma anche dei domenicani, contro l'usura ebraica e per l'istituzione dei monti di pietà. Iniziò appunto ad affermarsi lo stereotipo dell'ebreo legato solo all'attività usuraria. Certo, il richiamo era la condanna canonica dell'usura, ma con forte ambiguità. Le attività economiche e creditizie cristiane non erano definite usurarie in quanto funzionali al bene comune della città, bene comune identificato con la fidelitas, ossia con la fede in Cristo. Invece gli ebrei erano bollati come usurai in quanto decidi, infedeli e perfidi, estranei al bene della città. Essi speculavano sul denaro succhiando il sangue dei cristiani, specie dei poveri, e trasferivano le ricchezze locali altrove. Finiva la precedente protezione papale, che derivando dal diritto imperiale romano aveva riconosciuto e garantito agli ebrei la libertà di vita e di religione. Il punto ideologico di saldatura tra la predicazione francescana e gli interessi delle oligarchie cittadine, e cioè tra cristianità e potere civile, fu dunque il concetto di estraneità dell'ebreo, in quanto la fidelitas religiosa venne fatta coincidere con quella civica, volta al raggiungimento del bene comune. In tal senso si parla di cristianizzazione della legislazione comunale. Iniziata a Perugia ad Assisi nel 1425 con Bernardino da Siena, la predicazione durò fino ai primi decenni del Cinquecento. Tra gli osservanti più attivi in Umbria furono Giacomo della Marca e Fortunato Coppoli da Perugia, promotori dei monti di pietà Terni, Assisi, Foligno, Spello e Amelia. Tra il 1485 e l'88 le piazze di Assisi, Perugia e Foligno furono frequentate anche da Bernardino da Feltre. La predicazione fu dunque seguita dall'istituzione di numerosi monti di pietà, a cominciare da quello di Perugia nel 1462, che come è noto fu il primo in Italia. A Foligno fu eretto nel 1471 e il Monte Frumentario, a Foligno primo in Italia, nel 1588. Ecco qua che possiamo trarre molte conoscenze riguardo a questa vicenda da questo volume voluto dalla pubblicato dalla Cassa di Risparmio di Foligno nel 1206, Monti di Pietà e Monti Frumentari, che era parte del calendario 2006. Ho detto 1906? Sì, 2006. Da parte loro, i monti di pietà solo raramente furono concorrenziali al presidio ebraico. Anzi, come è noto, il monte di Perugia fu finanziato da un ingente prestito degli ebrei. I monti assumeranno definitivamente la funzione di banche pubbliche solo a partire dal 1515, quando una bolla di Leone X consentì loro di chiedere un tasso di interesse sul prestito. Saranno gli antesignani delle future casse di risparmio. La pressione ideologico-religiosa alimentata dalla predicazione dei frati si fondava sulla scomunica alle città che avevano condotte con gli ebrei, e la scomunica costituì il perno della crescita dell'ostilità sociale contro gli ebrei. Così nel 1463 il vescovo di Foligno scomunicava il consiglio dei priori. Seguirono dure misure restrittive, la disdetta delle condotte mediche feneratizie, il divieto di macellazione rituale e la più umiliante e diffusa, l'obbligo del segno distintivo. Da allora iniziò l'esodo degli ebrei dalla regione, che culminò nella seconda metà del Cinquecento, quando con una serie di bolle pontificie, le cosiddette bolle infami, dal 1555 al 93, gli ebrei dello Stato della Chiesa furono espulsi dalle città
e obbligati a vivere nei ghetti di Roma e Ancona. Le sole attività economiche loro consentite erano il commercio della strazzaria e il prestito su pegno, ma quest'ultimo solo fino alla chiusura dei banchi, stabilita nel 1682 da Innocenzo XI. Insieme a tutto ciò, alla metà del Cinquecento vi fu una generale pressione conversionistica collegata alla lotta contro la riforma protestante. In particolare il papato promosse la fondazione della Casa dei Catecumeni, la redazione dell'Indice dei Libri Proibiti, i roghi del Talmud e dei testi religiosi dell'ebraismo, il Santo Uffizio. Tuttavia, in un periodo così buio, vi furono anche alcune manifestazioni controcorrente che riconoscevano e veneravano la radice ebraica del cristianesimo. Un esempio importante si ebbe proprio a Foligno. Qui, negli anni 30 del 400, in contemporanea con le prediche dei minoriti, le clarisse della Beata Angelina fecero dipingere nel monastero di Sant'Anna l'affresco Albero della Vita, attribuito a Giovanni di Corraduccio. Ecco qua, una foto venuta un po' male, che tratta dalle edizioni Orfini Neumeister, il monastero di Sant'Anna a Foligno, a cura di Anna Clotilde Filanneno, del 2010. In questo affresco vi sono rappresentati Cristo con i fianchi cinti dallo scialle rituale ebraico e 12 patriarchi e profeti che pregano con il rito ebraico. Nello stesso monastero, che è in via dei monasteri, come sapete, e sempre nella prima metà del 400, l'ebraicità di Cristo veniva ribadita in un altro affresco di Francesco Melanzio, la circoncisione di Gesù, che è compiuta da una donna. Trattandosi di terziarie francescane, le clarisse della Beata Angelina, la presa di distanza dall'antiebraismo è stata collegata alla volontà di dissociarsi dai minori osservanti, una cosa che aveva voluto alla fine del Trecento la Beata Angelina, la fondatrice dell'ordine. In ogni modo, tra esodo e conversioni, la popolazione ebraica umbra passò da circa 700 a circa 400 persone. A Foligno nel 1568-69 non c'erano più ebrei. Dove andarono? Alcuni nei ghetti di Roma e Ancona, altri nei ducati di Urbino e Ferrara, altri ancora nelle cosiddette città rifugio, i feudi imperiali nelle terre di confine tra Stato Pontificio e Granducato di Toscana. Ecco dunque che dal 600 si apre una nuova fase nelle relazioni ebraico-cristiane incentrata sul ghetto e sulla perdita di quella cittadinanza, sia pure minore, che gli ebrei avevano avuto nel 300. Motivata questa perdita dalla loro presunta inferiorità giuridica, sociale e morale. Una fase lunga che durerà 2 secoli e mezzo fino all'unità, nella quale tuttavia maturarono grandi cambiamenti, sia nel mondo ebraico che in quello cristiano. Lo scenario che ci interessa tratteggiare è quello delle fiere. Dagli inizi del 600 gli ebrei dello Stato Pontificio furono autorizzati a frequentare le località del sistema fieristico che collegava la Toscana a Roma e il Tirreno all'Adriatico. Nei maggiori centri umbri, diversi di loro, spesso abusivamente, nel tempo aprirono botteghe, impiantarono aziende tessili, acquistarono immobili e alcuni vi si sarebbero stabiliti dopo l'unità. Nel 700 ogni anno dai 100 ai 150 mercanti ebrei venivano registrati a Perugia alla Fiera di Ogni Santi, a Terni per la Fiera di San Valentino circa 30, a Foligno dai 50 ai 90 l'anno. Considerando che alcuni mercanti si muovevano tra le diverse piazze, il numero complessivo in Umbria si aggirava attorno alle 200 unità all'anno. Il peregrinare per le fiere era controllato dagli inquisitori e dalle cancellerie vescovili,
presso le quali gli ebrei dovevano presentarsi non appena arrivati in città. Dal 1659, a differenza del periodo precedente, quando era il comune a decidere se dare o no ospitalità agli ebrei, la congregazione del Santo Uffizio aveva stabilito che durante le fiere gli ebrei potevano trattenersi solo 10 giorni, dietro autorizzazione delle cancellerie vescovili. Quindi erano i vescovi e non più il potere civile ad avere piena giurisdizione sulla mobilità degli ebrei. Sulla frequenza alle fiere Folignati dal 1770 al 1853 abbiamo regolari registrazioni della cancelleria vescovile. Si tratta di un elenco di ebrei conservato presso l'archivio diocesano vicino, sopra, alla biblioteca Jacobilli. Si tratta della documentazione più completa esistente in Umbria. E qua abbiamo qualche foto che è abbastanza interessante. Ecco, ancora abbiamo anche dei nomi. Ebrei soprattutto di Senigallia erano la maggioranza. Ecco, per esempio, ora parleremo di Zaban, e c'è scritto che aveva una bottega al corso e erano autorizzati ad aprire bottega. Avevano gli ebrei più ricchi venivano ad acquisire dei privilegi di non portare il segno, di girare dopo l'Ave Maria, di aprire bottega e così via. Però questi privilegi erano in ogni momento revocabili. La presenza ebraica alle fiere è un indicatore significativo della vitalità di Foligno, quale crocevia per il transito di uomini e merci tra Roma, Ancona e Firenze. Non a caso Foligno era chiamata città de passo e de fiera, o anche porto di terra dello Stato Pontificio. Una vocazione mercantile superiore a quella di Perugia, che verrà sancita nel gennaio 1835 dall'istituzione della Camera di Commercio dell'Umbria, qui a Foligno. Ma già negli anni da noi considerati, la centralità fieristica della città era in declino, soprattutto per il ruolo predominante assunto dalla Fiera Franca di Senigallia, che dal 1816 avrebbe assorbito la Fiera Folignate dei Soprastanti, una fiera che si teneva dal 20 maggio al 20 luglio. Malgrado tale progressivo declino, la presenza degli ebrei risulta consistente. Negli 80 anni considerati, dal 1770 al 1853, sono registrati circa 460 ebrei, quasi tutti mercanti. Siccome un certo numero frequentava Foligno 2 o più volte l'anno, il numero totale delle presenze fu di circa 2600. Tra i mercanti più importanti vi erano gli Zaban, venivano da Senigallia e vendevano mercanzie di pannina e cottoneria. Frequentarono la piazza di Foligno per 4 generazioni. Ecco, abbiamo gli Zaban che dicevo prima in questo registro, ecco un piccolo registro rilegato di 130 carte. David Zaban aveva una bottega e la casa in affitto al Trivio, possedeva una fabbrica di panni e un podere alla periferia della città. Gli Zaban frequentavano i nobili Folignati, Elisei e Orfini, erano proprietari di un palco di prim'ordine nel prestigioso Teatro d'Apollo. Poi di colpo, a mostrare la precarietà della loro cittadinanza, nel 1829 l'Inquisizione romana mandò l'ordine di espulsione. Malgrado la difesa fatta dal vescovo Lucchesi Romano e dal confaloniere Roncalli Benedetti, la loro attività cessò e dichiararono fallimento. Lasciarono Foligno e si trasferirono nel Granducato di Toscana. Il fatto era che, come si rileva dalla documentazione folignate, ma anche di Perugia e Termini, l'allontanamento degli ebrei era voluto sia dagli altri negozianti che dai debitori. Le corporazioni erano molto zelanti nel denunciare gli abusi nella permanenza da parte degli ebrei, visti come illegittima concorrenza verso i commercianti locali. Presso l'archivio del Sant'Uffizio sono conservati numerosi ricorsi di commercianti di Amelia, Spoleto, Foligno e Terni.
Nel 1753 e nel 1768 gli zelanti cristiani, i mercanti allo spezzo di Foligno, denunciavano i mercanti ebrei perché si fermavano più del dovuto alla fiera di San Feliciano. Tuttavia, dicevo che malgrado questi arbitri, nel Settecento maturarono importanti cambiamenti nella visione del mondo, sia cristiana che ebraica. Per gli ebrei l'erranza fieristica, le esigenze della mobilità e del mercato implicavano necessariamente un distacco dalla tradizione e dalla casa dei padri, nell'ambito della più generale secolarizzazione e laicizzazione che si veniva affermando anche nel mondo cristiano. In altre parole, le fiere in antico regime contribuirono a modificare i quadri mentali e i modelli culturali, se non altro perché favorirono il definitivo superamento della visione biblica e teologica del tempo, e cioè i rapporti spazio-temporali si assoggettarono alle ragioni dell'economia e della mobilità. Tale fenomeno si evidenzia già nel periodo preunitario, con la partecipazione di diversi ebrei ai moti liberali sia a Perugia che a Spoleto, Terni e Gubbio. E così arriviamo al nuovo scenario dell'emancipazione ebraica di metà Ottocento, perché quella napoleonica era stata di breve durata. Però attenzione, parliamo comunque di cambiamenti sui tempi lunghi, specialmente per quanto riguarda gli antichi stereotipi e le mentalità. Difatti è da notare che nel 1858-59, quando alla vigilia dell'unità sorgevano le casse di risparmio, Francesco Bragazzi pubblicava una storia di Foligno in cui spiegava che all'origine della cassa di Foligno, fondata il 1 gennaio del 38, stava il Sacro Monte di Pietà, quella santa istituzione che ebbe per fine di liberare il povero dalla mano degli ingordi usurai. E spiegava che l'usura era stata la piaga del Medioevo e le popolazioni erano l'oggetto della rapacità dei giudei, che prestavano a un'usura enorme e finivano con assorbire le ricchezze della cristianità. Quindi rimanevano gli stereotipi secolari, gli stereotipi che rimanevano anche nell'ambito del culto della Chiesa. Basti pensare alla preghiera del Venerdì Santo sui perfidi giudei, che verrà modificata solo dal Concilio Vaticano II. E va detto che anche la visione liberale intendeva la parità degli ebrei in modo ambiguo, e cioè come rinuncia alla loro identità e come loro uniformarsi al mondo cristiano. E però la piena cittadinanza giuridica favorì nuove relazioni ebraico-cristiane, dando anche agli ebrei pari opportunità, liberandoli dalle precedenti interdizioni. Vorrei fare un rapido esame del loro inserimento nell'Umbria post-unitaria, perché questo esame è necessario per valutare appieno la rottura che sarà provocata dalla legislazione razzista del 1938, che di nuovo revocò la cittadinanza agli ebrei e che per il giurista Guido Fubini segnò la fine della simbiosi ebraico-italiana, più ancora del 1943-44. In Umbria furono soprattutto due i poli di attrazione: Perugia, che era dotata dell'università, e Terni, che divenne centro di sviluppo della grande industria. L'Ateneo perugino già dal 1865 insegnava anatomia patologica e via Mortara, che era anche direttore dell'ospedale cittadino. Seguirono Alfredo Ascoli, docenti di diritto romano, e molti altri, come Bernardo Dessau, titolare della cattedra di fisica. Sempre nel campo scientifico, Gino De Rossi, Cesare Finzi e Giorgio Totesco saranno cacciati nel 1938. Perugia, come pure Terni e altre città, richiamò anche molti commercianti di tessuti, abbigliamento e mercerie, che introdussero innovazioni merceologiche e magazzini all'ingrosso. A Foligno erano negozianti il sarto mercante Isacco Sonnino e i fratelli Marco e Salvatore Fiorentini, che avevano il negozio di tessuti al Trivio, sempre al Trivio dove l'aveva Zabbani, all'angolo tra via Garibaldi e largo Carducci. Ecco, questa foto
molto importante, interessante, è tratta dal volume di Giovanni Bosi, edito nel 2009 dalla Orfinium Meister, Foligno, una stagione, la città tra 8 e 900. Ecco, ed è tratta dall'archivio del comune di Foligno il progetto dell'ingegnere Trampetti per il taglio, che oggi lo vediamo tagliato, dell'angolo del palazzo Fiorentini tra via Garibaldi e largo Carducci. A Terni, alla nascita della grande industria, che avvenne con capitali esterni alla regione, parteciparono esponenti dell'ebraismo italiano come Alberto Treves de Bonfili, che fu socio fondatore e primo vicepresidente della società Terni, e Angelo Sinigaglia, che nel 1886 rilevò e ammodernò la cosiddetta ferriera pontificia. Diversi ebrei furono poi dirigenti e tecnici nell'industria locale. Oltre all'acquisto di grandi proprietà terriere, come fecero i Montalcini a Montefalco, vicino a Foligno, possiamo citare altre iniziative industriali che vedevano esponenti dell'ebraismo. Leone Ascoli fu tra i fondatori della Perugina, Augusta Iò tra i promotori della fabbrica di fiammiferi, Arnaldo Cohen impiantò il molino e pastificio a Ponte San Giovanni. All'inserimento nel tessuto economico-sociale corrispondeva il diffondersi dei matrimoni misti, che nel 1938 in Umbria erano ben 14. Proprietà immobiliari e successo economico significavano entrare nei notabilati locali. Arnaldo Cohen e Vittorio Ascoli erano membri della Camera di Commercio e Industria dell'Umbria. Diversi erano affiliati alla massoneria, altri, eletti sempre su liste monarchico-liberali, parteciparono alle amministrazioni comunali come Sciunna a Caterni o furono sindaci come ad Allerona Ugo Caen, Paolo Franchetti sindaco a Piediluco e poi anche Podestà. Nel 1882 Leopoldo Franchetti era eletto deputato e nel 909 era nominato senatore. Sia Franchetti che Caen e De Bonfili vennero nobilitati dai Savoia. Nella pubblica amministrazione e nelle libere professioni una figura di primo piano fu Cesare Rimini, ingegnere capo della provincia, che negli anni 30 sarà consulente della società Terni per impianti idroelettrici, la cui moglie Ada Almansi si suiciderà gettandosi dal balcone una mattina del gennaio 1944, quando i carabinieri andarono ad arrestarlo. A Foligno si ebbero due presenze, diciamo così, significative. L'ingegnere Emilio Polacco, che fu direttore dell'azienda elettrica dal 1910 al 1916, e i fratelli Fiorentini, di origine romana, come già detto, negozianti di tessuti al trivio, che nel 1927 si trasferirono però a Perugia. Essi furono molto attivi in città. Salvatore Fiorentini, associato alla massoneria, fu tra i fondatori e gli animatori della Pro Foligno. Polacco, durante la Grande Guerra, partecipò al Comitato di Mobilitazione Civile e fu presidente della sezione folignate del Comitato per l'Indipendenza Cecoslovacca. Ecco, dato questo sommario quadro dell'inserimento dell'integrazione postunitaria, possiamo capire il cambiamento di scenario nell'alleanza con la Germania che si ebbe dal settembre 1938. La revoca della cittadinanza a partire dall'espulsione dalle scuole e dall'esercito, dal partito fascista e dalla pubblica amministrazione e i limiti posti alla proprietà di aziende, terreni e fabbricanti. Tanto più profonda fu la frattura in quanto gli ebrei avevano partecipato al Risorgimento, avevano sostenuto la monarchia di Savoia, diversi avevano non solo aderito al fascismo, ma anche assunto incarichi importanti nelle organizzazioni del regime. Nel periodo della persecuzione vivevano a Foligno alcune donne ebree coniugate con ariani, che dunque non furono arrestate perché di famiglia mista. La romana Irene Pontecorvo, sposata con Lamberto Dolci, già direttrice del giardino d'infanzia presso la scuola magistrale di Spoleto,
Irma Sacerdoti, moglie di Roberto Leonelli, nata ad Asti, che si rese irreperibile con i figli, i due figli, dal dicembre 43, Eleonora Cesana, nata a Trieste, moglie di Vittorio Principi, originario di Pistoia, fuochista alle Ferrovie dello Stato. Si resero irreperibili dal marzo 1944. La loro figlia, Anna Maria Principi, nata a Trieste nel 1932, venne espulsa dalle scuole pubbliche e scrisse una lettera a Mussolini, conservata all'Archivio Centrale dello Stato a Roma, che desidero leggervi. Eccola qua anche. Foligno, 7 aprile 1941. Duce, mi chiamo Anna Maria Principi. 41, quindi 3 anni dopo le leggi razziste, nel settembre del 38 furono espulsi dalla scuola, no? Mi chiamo Anna Maria Principi. Sono nata a Trieste il 10 gennaio 1932, anno decimo. Frequento la quarta classe elementare della scuola privata dell'Istituto Suore San Giuseppe a Foligno. Ecco, proprio qui sotto, a fianco della Iacobina. Istituto Suore San Giuseppe a Foligno. Sono figlia di genitori italiani, di padre, impiegato dello Stato, ariano, e di madre, israelita. Sono stata battezzata il 31 dicembre 1938, anno sedicesimo, e perciò considerata di razza ebraica, perché era stata battezzata dopo leggi. Il danno che mi reca questo stato di cose è grande, non posso frequentare le scuole pubbliche. Sono io sola a Foligno che, pur essendo cristiana, non posso frequentare le dette scuole e non posso avere la gioia di indossare la bella e cara divisa di piccola italiana come fanno tutte le mie amiche. Presto farò la prima comunione e io pregherò il Dio che l'Italia vinca la guerra, che conservi il Duce e che zio Mario, capitano di Marina, torni sano e salvo. Esaudite, Duce, la mia preghiera e concedetemi la grazia che io diventi una piccola italiana di razza ariana e possa frequentare le scuole pubbliche. Gradite, Duce, il devoto omaggio di Anna Maria Principi, via delle Mura San Claudio, che è l'attuale via Franco Cirri, via delle Mura San Claudio. Come sappiamo, durante la persecuzione delle vite dall'8 settembre 1943 sotto l'occupazione tedesca, numerosi furono in Umbria i salvataggi, soprattutto da parte di esponenti della chiesa locale, specialmente di Assisi. E dobbiamo dire che forse oggi nella regione si parla molto più dei salvataggi che della persecuzione. Allora, le relazioni ebraico-cristiane avvennero sotto un doppio registro. Da un lato c'erano quelli che sono stati chiamati silenzi di Pio XII, dall'altro c'erano i giusti cristiani, che rischiarono anche la vita per prestare soccorso ai perseguitati. Degli ebrei allora residenti in Umbria furono deportati in un campo di lavoro presso Monaco di Baviera i ternani Adolfo Schunack e suo figlio Sergio, che riuscirono a sopravvivere. Gli altri che non furono deportati conobbero comunque tutte le fasi della persecuzione, fino alla confisca dei beni e diversi il carcere e l'internamento nei campi di Perugia e di Isola Maggiore. A questo punto possiamo fare un bilancio della presenza ebraica in Umbria dopo 7 secoli. Se tra il 1200 e il 1400 gli ebrei erano circa 700, all'unità nel 1861 erano 70 e 150 nel 38. Nel 1948, dopo la guerra, erano 52, un terzo di quelli del 38. Infine, nel 1995, abitavano in Umbria 20 ebrei. Rispetto all'età tardo medievale, che fu l'età d'oro della presenza ebraica nella regione. Vorrei concludere richiamando l'alternanza in questi 7 secoli nelle relazioni ebraico-cristiane, ora della convivenza, ora della separazione e della persecuzione.
Penso che il filo conduttore sia da vedere nella questione della cittadinanza, sempre minore e incerta rispetto a quella dei cristiani. Se la minorità nel Cinquecento era motivata in senso religioso e teologico, nel 38 il requisito divenne quello del sangue e della razza, un requisito biologico che fu premessa al genocidio. Attenzione però alle analogie storiche. Quando nel 1492 gli ebrei furono espulsi dalla Spagna, la riconquista religiosa fu fatta tuttavia in nome della limpiezza del sangue e la purezza del sangue. Poteva dirsi spagnolo chi aveva sangue cristiano, come nel 1938 non poteva dirsi italiano chi era di razza ebraica, anche se di religione diversa da quella ebraica, come appunto Anna Maria Vinci. Lo storico Alberto Mario Banti fa notare come il requisito biologico fosse anche alla base della formazione laica della nazione italiana, basata sul legame di sangue tra i fratelli d'Italia, figli dei padri della patria e di una stessa madre patria, e fosse compreso questo requisito biologico anche nella sequenza ternaria del marzo 1821 di Alessandro Manzoni, che dice: l'Italia una d'arme, di lingua, d'altare, di memorie, di sangue e di cor. In sostanza, scrive Banti, il razzismo degli anni 30 si pose in continuità con la struttura biopolitica che il discorso sulla nazione italiana ebbe alla sua nascita. Dunque, nei diversi momenti storici, gli elementi religiosi e quelli biologici sono stati variamente e diversamente combinati tra loro, ma sempre convergendo nel riconoscimento o meno della cittadinanza alle minoranze presenti nel territorio nazionale. Ecco, tutto questo mi è parso oggetto di utile riflessione sia sui problemi di oggi, sia per celebrare il giorno della memoria. Grazie, arrivederci. Sono io che ringrazio Luciana. La profondità di questa relazione è la cifra di quello che dovrebbe essere il ruolo della Biblioteca Jacobilli nella vita cittadina: rigore culturale, rigore scientifico, ma anche capacità di rendere partecipi i cittadini, gli studenti in primis, di questa elaborazione culturale che grazie a delle persone competenti riusciamo a proporre alla città. Spero che questa relazione sia risultata interessante al mondo della scuola. La professoressa Luciana comunque si rende disponibile per eventuali approfondimenti, ulteriori indicazioni bibliografiche per continuare una conoscenza di questa materia. Ma non finisce qui, perché la Biblioteca Jacobilli quest'anno intende riproporre iniziative culturali di questo tipo anche in occasione della Giornata della Donna, in occasione del 25 aprile o 2 giugno. Non sappiamo cosa la città intenderà fare in queste occasioni, però il nostro ruolo, il nostro impegno è già, diciamo così, programmato. E un'ultima cosa: questa iniziativa l'abbiamo pensata insieme a Radio Gente Umbra, che ringrazio qui nella persona del dottor Fabio Luccioli, un ottimo giornalista, giovane giornalista, che adesso ha la responsabilità della radio, ha assunto anche la responsabilità della Gazzetta di Foligno, settimanale antico ma meritevole di essere sostenuto. E con questo io ringrazio e do l'appuntamento allora in occasione dell'8 marzo.